linea generale noi vediamo che c'è più solitudine. Cioè la solitudine sta diventando veramente un problema. Non è così generalizzato, probabilmente. Mi rendo conto che il mio è un osservatorio comunque patologico, non è un osservatorio fisiologico, però ci sono più giovani soli. Io mi rendo conto che anche le vostre domande tendono a rispondere a dare una spiegazione, no? E il perché è la grande domanda di questo caso, però il perché è sempre la cosa più difficile da raggiungere in situazioni come questa, dove la sproporzione spesso tra quel perché e il delitto è così grave. Per ora probabilmente dobbiamo accontentarci di scavare con pazienza, però davvero io quello che posso dire è che i giovani manifestano un malessere importante soprattutto negli aspetti che riguardano la socialità. È in aumento questo disagio e purtroppo spesso e volentieri possiamo fare molto poco perché sappiamo perfettamente che non possono rivolgersi autonomamente per un consulto psichiatrico o psicologico, e questo li rende ancora più soli spesso nel loro malessere, in difetto di un'autorizzazione dei genitori non possono accedere a delle cure o a delle orecchie professionali in grado di ascoltarli. Questo può diventare un problema.